anno 2023. Perfetto. Taglio del nastro e San Carlo sia la fiera di Casalmaggiore, evento clou per il comune casalese, con tanti visitatori anche dai comuni e dalle province limitrofe, ha aperto ufficialmente alle 11.30 di mercoledì mattina. La fiera durerà fino a domenica con il Luna Park in piazza Garibaldi, in realtà già attivo da martedì sera qualche ora prima del via ufficiale, con la promozione dei due biglietti per le giostre al prezzo di uno, per la gioia soprattutto dei più piccoli, ma non solo. A fare gli onori di casa, mercoledì per il decimo anno di fila, il sindaco Filippo Bongiovanni, che salvo novità sull'introduzione del terzo mandato sotto i 15.000 abitanti, sarà la sua ultima fiera da primo cittadino. Giorni di festa per noi di Casalmaggiore, è veramente una immensa gioia poter inaugurare la fiera di San Carlo anche quest'anno. Siamo riusciti a organizzare tutto per il meglio, ringrazio tutte le persone che hanno dato una mano, i tanti volontari che ci daranno una mano affinché tutto si svolga per il meglio. Saranno giorni di festa, correte numerosi. La giunta era praticamente al completo, mentre un saluto è arrivato anche da Martina Belli, che è sì consigliere comunale ma anche vicepresidente della Proloco, ente che come al solito ha organizzato il cartellone della fiera. Dopo il taglio del nastro e il saluto delle autorità, con la benedizione giunta da Don Claudio Rubagotti, parroco di Casalmaggiore, è partita la tradizionale visita delle mostre organizzate nei luoghi di cultura casalesi. Museo del Bijou, nei cui spazi esterni il taglio del nastro si è tenuto, Auditorium Santa Croce, Museo di Otti e Palazzo Abbaziale, senza dimenticare gli spazi all'aperto con il Luna Park, la mostra mercato e le varie esposizioni. Infine, considerando anche l'orario e per concludere degnamente il giro, si è tenuto il pranzo alla sagra del Cotechino e del Blisgone negli spazi dell'oratorio Maffei. Da adesso San Carlo entra nel vivo, fino a domenica Casalmaggiore è pronta a vivere i giorni più belli dell'anno.